spiare e passare altre cose. Ma quale spiare? Che ci vuole l'antibiotico, dottore, l'antibiotico. Sì, sì, tutto l'antibiotico, basta che io posso cantare, perché io senza cantare non posso cantare. Ma... Ma Giantò, non può essere più, canna, che sono tutte loro. Ma chi sta dicendo? Quindi non è vero. Ma questa città fotte qua e ghenna, la stanno a cagare a noi. Ma che sta scherzando? Come finì un po' Antonio? Ci farò fin mo? Troppo via il suo film. Ma che fa? Ve la sto solo a tutte loro. Perché? Ma che? Ma dopo la ferita è tutto un equivoco. Ah, un equivoco? Pagio Antonio, mi lasci chiavi la casa? Poi chiavi la casa? Ma non male che pannino lei! Oh, dottore, io sono mio pannino e ci sei che è un equivoco! Ah, lei lo chiama equivoco? Io chiamo con nome di un uomo! Vabbè, me ne vai! Cose di pazzo, va! Cose di fotteria, oh! Ancora troppo pieno, è vero che c'è il suo pieno, ma non subito. Sì, Pagio Antonio, ma io tempo, non io più. Sì, d'amore, io sono consumata, ma lei lo capisce. Ah. Ma che amore, te c'è meglio di mia, che va a morire. E poi, l'interesse è mio, stai tranquilla. Come riesci lei, Pagio Antonio? Mi raccomando, se ricordassi la firma, bella grande, Pagio Antonio. Bella grande, così, vai. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Ma che sta, Luce? Che è diventato un vecchio per malo tempo. Ma che dice, Pagio Antonio, ma va a fare un paone, ma va a confessare bello piaccio. Se casa senza bussare, per me se mi infila e vuoi pure confessare te piaccio. E senti cara, stai chiaro, non te confessare perché con te non ci guadagno niente. A parrucca che non ci guadagna niente. E quindi... Ma è un suo dovere, in qualità di prete, confessare quando non avrebbe sogno. A confessare? Allora siete. La ricordate la tariffa, 50 centesimi a peccato. Quante peccate hai? 11. 11? 10 sono un in omaggio, vabbè dammi 5 euro. Vieni, Vieta. E patapim, e patapam, patapam. Dimmi due peccati. Pagio Antonio, una lavanderia, mentre infilavo un pantalone e una lavatrice, una taschiera di ieri, ci trovavo 50 euro. E che facessi? Parlando con lei, onestamente mi fottivo. Onestamente volevo ti fottivo. E senti qua, bella mia, chi sa un peccato di 50 euro, no? Anzi, andiamo, ti faccio lo sconto 25 euro. 5 euro me l'hai, se non me ne trovi un euro, che se mi ha. Sì, però lei ha la cala di Priazzi, se no la prossima volta me ne vai alla voce a banna. Eh no, la tua parrocchia è questa, io lo faccio per te, ti faccio pagare così tu non pecchi più, te viene più difficile peccare, hai capito? Ma poi fossi curiosa di sapere chi peccate fa lei e con così confiassa, sapito quanto paga? Undicesimo comandamento, fatti i fatti tuoi. Fai Guido che te ne go io, ma non fare Guido che te ne go io, hai capito? Sì, ma almeno mi facesse un favore, non dirci niente a me cucina, perché se ci va a ricchi a me suoggio lo sogno consumata! Ma che mi sa non sommisce niente, ti assolvo dei tuoi peccati, patapim, patapam, patapam, patapam. Arrivederci allora. Arrivederci. Pagio Antonio! Chi c'è? Finissi che a finire che te sì! E ora come fai, pulizio? Con l'acqua, non c'è l'acqua. Pagio Antonio, io ci ricco prima, sempre nell'ufficio di igiene, canni, pacchioli. L'ufficio di igiene? Nella casa di Gesù un bene mai noddo. che il consiglio va dopo e tu vai a cagare troppo pausa già ti pigliato. Ma che stavolta non faccio tanto! Acqua, ah. Vai, attivi di te! E beremo pure qua, a fa pure un vino. Amore. Buonasera. Buonasera. Bene, che fa? Si deve recuperare, cerca qualcuno. Si deve confessare. Allora, io intanto sono venuto a ciore a lei. A me? E poi fosse. È lei che si deve confessare. Ah, che confratello, puro sacerdote. Piacere, Padre Antonio. No, forse non ci siamo capiti.
Io sono Alberto Quadrato. Quadrato? Come l'occhiale, Quadrato. Vabbè. Un ingegnere del comune. Non mi crede? Non mi crede? Qua c'è tessere, non visto? Ingegnere del comune. No. Ingegnere del comune. Ma scusa, io chi c'è in confessare all'ingegnere del comune? La costruzione illegale di questa casa del riposo. No, caro mio, questa è una casa del riposo legalissima e c'ha tutti i documenti appoggio, quindi lei sta sbagliando la casa e potere. E invece no, caro mio, perché quando lei è andata al comune, che ci ha presentato la domanda, c'era scritto che la costruzione di questa casa doveva avvenire almeno 100 metri distante dalla sua parrocchia. Lei vuol dire invece ha costruito proprio adiacente alla porta sul retro della chiesa. Ma vabbè, ma chi ce fa? Chi ce fa? Ma poi 20 metri in più, 20 metri in meno, ma che fa? Sì, ma chi ce fa, Fessari? Ma chi sta cucchiando? Lei lo sapeva benissimo che il comune, accanto alla tua parrocchia, doveva fare passare una strada che collegava a Mozart, a via Beethoven, ed esattamente a via Luciano Pavarotti, così si deve chiamare la strada. Luciano Pavarotti. Signor ingegnere Quadrato, facciamo una cosa, la costruiamo 20 metri più in là e non se ne parla più, va bene, che devo fare? Ma sta scherzando? Ma lei lo sa che significa 20 metri più in là? Chi ci sono progetti, contro progetti, fare in cristiano inquietare, tu pure a casa, le chiama a chi tu, inquietare, oh, ma che è sta fondi? Io, oh, con calma però, e non alzi la voce, io la denu, ma chi sa? Ma impossibile, veramente, ma chi c'è qua? Oh, sta a casa? Oh, fatelo, lo aspiro. Questa casa la posso avere solo un miracolo. Perché lei può fare chi vuole, ma prima o poi noi la batteremo. Ma che fa scherzo a battere la casa? Ma poi il comune aveva detto prima o poi costruiremo una scalacciata. Chi ci è? Il giorno la base. Sfortuna sua, questo poi è arrivato. Senta a me se spicciasse la sgombera del prima che arriva giù spa tutto sentito. Ma mi dico un po', ma che si può fare vecchiaria, non ne mi metto. Mi schieni per... il vecchietto. No, aspetta, poi asciugante. Ma cosa, mi vuole buttare a mia casa, chi dici? A tua casa! Grazie, a tua casa! No! Oh, ma mi è una battuta cocca! Yeah! A mia casa! No, lo so, e quindi? Guardi, io ce l'ho con un suggerimento così spassionato, eh? Se spicciasse a cagliare perché caccano tutto così in teatro. Arrivederci. Ai ai ai, vieni c'è qua. Se spicciasse, se spicciasse. Ma ci vuole in questa città tutte quelle, eh? E un comune si fa a piega di noghi che ha fatto per 20 metri in più, 20 metri in meno. Ma io mi sbuvo tutti i santi del paradiso. A me se a casa non mi vanno levare. A me il vecchietto dove lo metto? Dove lo metto? Il vecchietto dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto per casa. Ma come si fa? Pensiere tu che pensiere, signore me, come si fa? Stava il carriere che sta affondando, ha avuto risalto finché la barca va, un baffo. Enza! 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 Ma che cosa succede? A lei non mi dire niente, con fegato mi sta facendo acqua. Ah, oh, che focolone! Allora ci viene acidosodina enfatica, ma c'è un dottore! Acidosodina, o casco! E intanto si dice, c'è cosa fate, che poi non è questo. Andiamo a bolletta nutale. 1000 cc a 44,33 euro. Manco sindaco andando la caccia di votazionista che tutti ci ha telefonato, capito? Hai capito? Ma mi dici solo cosa, Pac Antonio? La bolletta non c'è scritta, a cui chiamano? C'è scritto. E ora tu sai che fai? Ma chi ti ha chiamato in mascole? E chi manna a dire? Uè capo! A chiamare un numero 166 23 23 69 un numero mai stato, signore me! Un numero mai stato! Ma come sa fa? Poi ti devo fare a piccanto che il denaro, no papà, no, papà Francesco che fa l'insere qua e ti chiamano un numero mai stato! Padre Antonio, io ci va a chiamo, ma lei se va a calmare, perché se no ci mangi niente, sì!
Ci metto ru e mi voglio cascherino, io questo ru. Va bene, per cortesia, va. Va chiamami, va chiamami. Ci mancano. Ho letto il soffio libero una volta. Ma come va? Ma perché tu no? Ma Giantone, ma tu pensa proprio la picchia? Che vuoi dire? A tempo, ma tu devi vestire un piatto, va? Io mi dice, abbassa, dicevo, ma tu devi mettere i miei scarpe, ma che, ma come ha combinato? Ma sì, oggi, facciamo una bella cosa, facciamo una bella confessione generale. Sì, io faccio domande. E voi rispondete e non potete dire monsignorie perché siete sotto confessione. Ammazziamo qualcuno, ammazziamo. Peggio, peggio. Che succede? Ma quando no? Ma se non si è, lei quando non ero. Ma chi ti ha dato un momento a babbiare? Un umano, andiamo a bulletta. 1145,36. Bentamati. Ora, guarda, ma vi da dire, uè, ti chiamò un numero mai saso, 166, 23, 23, 69. Ma Santoro, che ne santo ora, ma se per caso non sento lei quanto me l'ora. E adesso che un momento ben sbagliato, mi fa abbiare, fa usare dopo. Io? Ma che paschiezza? E poi dopo che tu mi dici questa capola che non sono scannaleato da mano. E allora fosse tu? Io, ma Giantone, io sto scrivendo una canzone annuncia, nemmeno mangio. Ma nemmeno mangio, tu devi mangiare. E allora fosse tu? Che tu sei morto che sono fuori di ruolo. E allora fosse tu? Cosa? Ma questo non è me. E quello? Ma questo è di ruolo. Se è di ruolo. Pesce, contami, contami! Mi stavo venendo a Paiti! A Paiti! Adesso mentre sento tutto il ronfolato! So come io sono una via! Avevo te la comando! Vediamo te la comando e cominciamo a canciare! Canciando, canciamo! Questa è la signorina che mi dice, fiammate! A me! Ma dove filmo? Dove filmo? Chiamami! Aspetto te! A me, a Pia! Ho visto che c'è un numero che c'era scritto da sotto, 166-23-23-69. E ha chiamato. Ha chiamato? E come finì? Ma come ci risponde la telefono, capisce? Sono bollente! Signorina, che va a Pia, va a te, come andate che prima? Niente! Mi sento molto per fare, dice. Ti prego, non lasciarmi solo! Non chiude, non lasciarmi solo! Ma quando me, signorina? Solo lei e solo la signorina facciamo lo sotto. Mi dice, sei vestito? Che c'è sto caso che vuoi sultare o peggio? Levatelo! E tu ti fai se tu lo fai? Ma che scemo lì tu fa tanto? Questa signorina, se io volevo peggiare a due mani, non me ne apro anche io! Continua! Continua! Continua, tanto cieco paga! Continua! Ah, cosa bella per noi! Mi dice, sono calda, mi sto toccando! Signorina, ma che scemo lì? Sta ancora un tempo, però se no non mi fanno capire prima! Andiamo a casa tua! Forma! Ecco qua! Che succede? Come scantavo proprio la morte! Che comincio a fare? Ah! 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 Ai! Signorina, che si dica se sta poco a benedetto, come una lunga camicia in pericolo, quando mi dice scantare la muerto io. Basta, i dettagli lasciamo le piedere. E te ne cosa, che ne hai qui? Poteva essere di sempre in sacama, da nato, poteva. Scusami, levami una curiosità. Ma tu ne ha cominciato a telefonare? Tu dice è mia. Metti uno telefono! E non sa niente, me ne stiamo appuntamento per se la volessero richiamata a dire. Se non chiamerò, perché cosa sono due prima, un telefono da tanto e poi te non ho un pognon di essa. E ora si picciano i papà del tuo, capisci? In esce è? Conchista! Quei che fa, che si dice? Quei che fa? Conchista! Quei che fa? Ci metto idropa. Ma tu dici pure torna a questa casa con nevi sto più a Ah, ma tu mi chiedi come è qua?
piuttosto i cavalli se mi faccio parire, ci dissero che anche un mese per andare da qui. Antonio, ma non è che io ne hanno mondo. E poi, prima hai parlato con il dottore. Io ormai, per Antonio, mi sono avventato qua e poi io, senza inunziare, non ci posso usciare, non ci voglio usciare, non è. Oh. Per quanto mi riguarda, mio figlio non lo so se muovo la casa. E poi perché mi neghi? Io ho cavato via, perché mi neghi? Beh, sì, ti fate mettere la faccia mia, tante via. Cioè, a sola, avessi messo fuori di sta casa. Fortunatamente, con le mie insistenze, ho caidenato. Chi so che c'è il nuovo cuore che hai caidenato, vedi? Ne feci dare un mese di proroga, sì. E domani, perché la chissà, io ne conso una volera, io la voglio più, la voglio più. Non siamo nemmeno, dove sei? Consigliami, prima nella casa troppo con chi c'era un giovanissale, non. Ora che mi andavi da chi non lo dissene tutte. Vabbè, va più che dice la contessa, va, venire. Oh, mi raccomando a tutte loro, Oh, guarda me nacqua. Io, ma che la contessa comunque è la contessa! La contessa! Chi non mai è morta? La polacca comunque fa io capo! Ho tuo conto, prima di parlare con il dottore prima! Ci vai tu? Ci vai io! Gli è stato tutta la notte da sveglio, chi sono un po' di saranno! Ma non ci vai! Ah, ma lei è la cosa. Non è padre Antonio, non è. E da lì c'è la contessa che sta male. Ah, oh, i miei preghiere fischere effetto. Allora che faccio, posso parlare? Ah, tu vai a chiamare. Vabbè. Approfitto che vai da lì, io voglio chiare a dire. Vabbè. Sa, vabbè. Vabbè. Signorina, a che cazzo? Ecco per caso mi potesse levare i pelaloni a sto capo. Che vero? Si facesse levare la figlia? Ma io non ho figlia femmina, sono un mascolo. Vuoi farmi che male per quelli pelaloni a sto mio figlio, no? Allora facevo una cosa. Mi lascio 50 euro e lo cacciliamo. 50 euro a pe? Sa. Curto, sono la stamore piccina da casa. 50 euro a pe? Vale, chi succiesse ancora? Chi succiesse? Chi succiesse, padre Antonio? Succiesse che a cavo c'è muzzicuna! Se le vanno a terra un fuzzo! Me magi sta cominciando a parlare! E che te risse? Mi risse che me pace in tuo spesso vestito bianco! Per mia! Non io sapevo qua! È un mo' volerere! No, non ti fessare per cortesia, se io sapessi fosse prima di dirlo! Ma tanto, la posso dire nato! Io già mi sparavo io già mi sparavo! A te 35, caro Fiatella! E poi, cara Mariella, per cortesia non mi darci pensieri che per ora c'è un pensiero fisso qua! Uno sapisce che combinare! Vanno a battere la casa, mi vanno a battere! Io faccio una casa, ma che con qua cirincia! Una cirincia? No, almeno a noi ne fanno niente! Ah, è finito il travaglio! Non ne mi metto io, un crescita erba e manco lavoro! Vieni! Adesso! Che? Che è successo? Come sta la contessa? Va bene, riga, essere problemi il suono. Perché a sera ci dice per pranzo, per cena, caponata. Patate pugliose e scuimme che ci produzza che avevano ricciato una pareioina, quindi faccio. Che non è leggero se mangiare in questa casa, oh! Ma io cane che sei 90 anni, cosa se ce l'hanno a mangiare? Ma io non lo capisco. Enza, abbiamo preso della contessa, vai, abbiamo preso come? Bello che è, ma... Mi scusa, se il dottore era sopra pensato.
signore? No, non è successo niente, ma lavori qua. No, sì, boh. Dottor, sì e no, diciamo che lei è Mariella, la figlia della ex perpetua, come se Rosetta. Ah, la figlia della perpetua, Rosetta. Rosetta. Vabbè, va via la contessa, va. Che niente male, ma a me chi si deve fare tranne con un dottore, ma tutto malo combinato. Ma è dottore, mi sembra felice e campi più tranquilli. Io vado via il trasporto di Chiziano, vado via, specialmente a lei, a tutte le mani. Chissà mia, ma tanto era un cipidista e neanche questo vecchio rimbambito. Piuttosto, ma chi hanno a battere la casa? Ma che ne sa, vincere in niente, venire un comune e dice che ci hanno a fare passare nella strada, nel caso. E chi tocca c'è questo pure io? Ma bella verità, me ne vai, io faccio la brutta a me mangia, arrivederci. Lei, ma l'avevi a dire prima che questa casa deve essere abbattuta, ora io voglio fare i danni. Mi chiama chi tu vuoi morire, ti fa battere l'anca. Dammi il picciolo da. I danni stava combinando qui, quanto che hai preso a chi si mette a casa. Ma figliere per questa lavoro, non mi figlia per figlio. A ringraziare, tu che sei un mio padrino, se no un pugno di te la persona per tuo nome. Come stai, padre Antonio? Che succede, sei viva? Stai tranquilla, questo è un problema di insomma, c'è un dottore che sta presentando. Ma a me non mi interessa di mezzia, padre Antonio, mi scanto pa' casa. Anzi, a che punto siamo che firma? Ma chi sta sempre il suo caso? Ma chi sto quando ci sono io sempre a mezzo ai piedi? Ma sto poi tare, ma sto poi tare, a me croce. Alepi, non mi dire niente, però la firma è a niente. Perché ha problemi più grossi è la tua firma per ora. Niente mia, non fa tanto, ho problemi più grossi, e chi so? Ci dico io che cosa so, guarda rincia, se figli associati con te, se la metto in mezzo a questa. Ma chi se ti scegliano, Pato Antonio, figliere a me insieme le puttane, ma chi se ti scegliano? Dietro, mi stanno facendo chiudere la casa del posto. E qua che ci sta facendo chiudere, Pato Antonio? Qua che ci va per lui io? Un comune, dice che ci ha fatto passare qua via Luciano Pavarotti. Niente di mia, non potevano fare passare 20 metri qua avanti. E che letania, pure io ci ho visto, pure Mariello ho visto, tutto dice. Io voglio i piccoli sono nel campo a Napa. Ma come mi posso poi stare a casa, Pato Antonio? Maria, mi finì un magimuo, non mi finì. Che non scendo mezzito. Che tu che volai da casa? Mezzia che ho sei ricca un molissare. Ma che fare, Pato Antonio, che fare? Ma tu a non tu conosci. È puro. Pensa non c'è buono, c'è, Padre Antonio. Ah! Ah! Ora chi deve telefonare? Ma così faceva, come inca? Ma chi ti dà la tua picciottina? Eppure pensa non ci vuole un salva, dottore. L'avevi presente un sindaco? Un segretario di un sindaco ha una cucina che è maritata con cucino e mi faccio insomma. Usate che ci dico? Io mi faccio la faccia e stavo a farlo questo. È bago comune. Ma chi fa comune? Ma fa la cortesia. Ma uno è un certificatore di esistenza in vita. Almeno pure io ti sanno che ancora sono io che va. Alla fine. Se tu mi fai mettere questa cosa, io le dia, fa firmare un contratto, un po' più che manco un centesimo, capisci? Pato Antonio, lei è un padrino che a tutti volesse la verità proprio per lui, che Pato Antonio! Scusate se disturbo, scusate. Lei non disturba. La contessa, tutto a posto. Tutto a posto. La signorina Pina era venuta a chiedere notizia di sua zia. E io ci stavo ricennare, che ci stavo ricennare. Comunque, io vado a rinzo a capire come sta mia zia. Va bene. Dottor, lei non ha pensato male di chi siano. Capito? Io?
quando sono ucciso mio capo, io sempre cucchiato a tutto il ruolo. Ma a me non mi interessa niente, lei può fare chiedo che vuole. Oh, io mi ho fatto guadagnare e basta, dottore! Dottore, insomma, vedi che sarà la contessa che è me. Ma che c'è di parlare, Antonio? Ci dice una pastore laser, c'è pure un Gaviscon. Ora Enza ci sta facendo un cristiano. Ma Gianto! Chiedo che ci stanno dicendo! Vabbè! Lei non ha idea! No, non te dire! Ma lui cane che se ne 90 anni che mi cace poi, non sa se c'è Roma! I romani, avete dei bastoncini! Meno male che io faccio pesce a spada! Vabbè, comunque io me ne vado, vado allo studio! Se ci sono novità mi faccia sapere! Ah, ma tanto dimenticavo! Che c'è? Ma quella ragazza di poco fa, Mariella, sa se lavora? Perché aveva bisogno di una segretaria? Mariella, no, se fa qualche caviglia, fa lunga, sa più ci vorrei io, va bene? Va bene, va bene, allora me ne vai, ti vedi. Ci posso dire pure io, va bene! Va bene, non sei uguale, fate voi! Dottor! Chi c'è? Senti io, dottore, ma sempre così è che sei, va a te, ma che sei, all'allato! Ma come si è picchiato la buona? Ma che c'è detto? Ma Martina, che stiamo parlando? Ma com'è? Quanto con Ciccinietti siamo andati a chi? Io capivo che questa picciottina c'è qualche cosa con voi, capivo io. Ma poi un padre. Ah, felice, ti fai fatto tua la gamba chiossa. Ma Antonio, ma è vero che tu non veniste in cucina? Alla circa la chiesa in chiesa. Oh, capisce sempre i ciceri per far sole. A casa del riposo, no a chiesa. Ma quale chiesa? A quale chiesa? Buonanni! A questa mia cucina per dopo si te voglio per colpa sua. Per colpa mia, perché io ho fatto tagliare lì a casa intera. Perché la colpa mia? Che è mia? Tua? Perché io ho fatto tutto con la mia? Tutte queste cose succedono perché lei si comporta male. Io mi comporto troppo bene, come a me non ce n'è, padrino. Sai, infatti a me suo oggi non venne a sapere di 50 euro, è solo lei ciò può tenere. Io non ho detto niente a nessuno, Jessica, per cortesia. Chitto, un solo mi cofala la lavanderia, ma mi fece la serie proprio con suo figlio. Chitto ha messo solo a casa chi chianci, sangue mio. Vedi che mi ha essere chiccio. Ci rica, ma se ti aspettiamo 25 euro l'uno. Ma come ti aiutare? Ma tutte le mie volevo, ci fosse qua aiutasse a mia, ma come ti aiutare? Ci penso io. Sempre ti lavo di qua e non ti porto qua. Lo sapete che fa, signori? Venne fuori, come venne fuori voi, ho mandato a fare un dolo, la sosta di porto passata, sta come cavo peggiora, come fece mi soggiano con me. E quanta vega che si sente in casa chi sa, ma cosa giusta carichi? Ieri, perché io essendo figlione, cosa mai, non tu va a scappare, mi perdona, ho capito? Eppure non ci aveva pensato. Ora lo chiamo, l'ho fatto scendere la finestra. Grazie, mi faccio sapere. Ma scendere, è staccare il muore, che sto.